Nel codice che abbiamo visto nella puntata precedente, esistono due vulnerabilità relativamente gravi che possiamo sfruttare. Lo sappiamo perché inconsapevolmente lo abbiamo scritto noi. O meglio, abbiamo lasciato che un attacco informatico possa accadere. Ad esempio, ricordi l'input password? Come ricorderai, il suo valore viene passato in post, quindi salvato in una variabile per poi essere stampato. Ma se invece di una password nella input mettessimo codice JavaScript? Il web server mostrerà ciò che abbiamo digitato sul nostro browser. Questo succede poiché ciò che inseriamo nella input viene salvato nella variabile password, quindi viene stampato a schermo. L'applicazione web interpreterà allora il tutto come segue. Facendo risultare il codice JavaScript all'interno del codice sorgente della pagina. Puoi provare usando tu stesso l'analizza elemento cercando la porzione di codice infetta. Questa vulnerabilità in sicurezza informatica viene chiamata XSS. Sulla scia del precedente esempio, riprendiamo la porzione di codice. Come ricorderai, la password non solo viene stampata, ma anche utilizzata per compiere una query. Se scrivessimo Pippo nella input, ovviamente la query risulterebbe in questo modo. Se scrivessimo Asdrubale, risulterebbe invece così. Ora, ricordi cosa ti dissi dell'apostrofo? Serve ad aprire e chiudere una stringa, giusto? Se noi utilizzassimo un apostrofo al posto della stringa, quello che ne seguirebbe diventerebbe codice SQL a tutti gli effetti. Mi spiego meglio. Se io scrivessi nella input qualcosa tipo apostrofo codice SQL apostrofo, il risultato che ne risulterebbe sarebbe in questo modo. Quindi, se noi inserissimo nella input del codice SQL preceduto dall'apostrofo come il seguente risultato, il risultato della query sarebbe quindi il seguente. La query fa uso dell'operatore OR che, come abbiamo visto, permette di risolvere una query se una delle due condizioni è vera. Poiché 1 è sempre uguale ad 1, la query riporterà un risultato vero. Questa pericolosissima vulnerabilità permette di loggarsi come qualunque utente, eseguire codice SQL direttamente sul browser o eliminare il database con un solo comando. Il suo nome è SQL Injection e ne parleremo più avanti. Abbiamo visto almeno due vulnerabilità in poche righe. Immagina quante vulnerabilità sono presenti in migliaia di righe di codice come nei CMS. Tanto per ricordarlo, un CMS è un insieme di righe di codice che compongono un software pensato per la gestione di un sito web. WordPress, ad esempio, è il CMS più famoso e utilizzato degli ultimi tempi. Ogni riga di codice è potenzialmente vulnerabile e WordPress ne ha milioni. In più, ogni giorno nascono nuove estensioni e con esse si amplificano le probabili vulnerabilità presenti. Buona parte dei CMS in rete hanno il codice sorgente, quindi il codice di programmazione, aperto. E con esso è possibile avere un approccio di tipo white box. Ciò significa in sintesi che è possibile studiare ogni riga di codice fino a trovare qualche possibile falla in esso. Durante il corso faremo uso di un CMS pensato per simulare attacchi informatici. Il suo nome è Damn Vulnerable Web Application e si può scaricare liberamente da internet. Fortunatamente per noi è già preinstallato in Metasploitable, quindi non dovresti avere troppi problemi a lavorarci su. Non è proprio saggio però mettere in rete una web app vulnerabile, pronta per essere bucata da chiunque, non trovi? Possiamo allora modificare il file .htaccess e indicare solo quali IP possono collegarsi al portale. nano.htaccess. Ora identifichiamo limit access to localhost.
Avendo cambiato la password di default di MySQL, dovremo cambiarla anche dalle config di DVVA. Lanciamo il comando nano var www.dvva config config.inc.php e inseriamo i dati corretti che stiamo seguendo su questa guida. Possiamo procedere al login su DVVA con i dati di admin e password. L'ambiente di test offre tre livelli di difficoltà che è possibile affrontare. Inoltre è possibile utilizzare un Intrusion Detection System. Questo è un sistema di difesa che è in grado di sanificare gli input malevoli nelle web app, indipendentemente dalla presenza o meno di controlli scritti da parte del programmatore. La presenza di un IDS è un argomento che richiede una certa conoscenza dei limiti che quest'ultimo ha, specie in merito alla presenza di falsi positivi. Consigliamo pertanto al lettore, una volta apprese le competenze sui vari livelli, di effettuare i test con il PHP IDS attivo, quindi di valutare i comportamenti di DVVA. Quest'ultimo offre all'interno di ogni lab e livello una breve documentazione e la lettura del codice sorgente del test direttamente nella pagina in cui ci si trova. In questo manuale verranno evidenziate solo le parti di codice interessate, mentre saranno ampiamente descritti i tipi che nell'ambiente di test vengono invece solo accennati.